promesso l'anno scorso con Heracles Competition 2016, oggi l'inaugurazione della palestra sulla spiaggia. Quest'anno abbiamo cambiato location, dove ci troviamo? Siamo esattamente di fianco dove eravamo l'anno scorso, a Lidola Playa. Ci forniscono comunque di luce, acqua, poi ci aiutano quando abbiamo bisogno di organizzare eventi così con l'attrezzatura idonea, tipo tavolini, sedie e quant'altro, e ci hanno anche un supporto a livello morale, dai. Finalmente con i fondi che i nostri sponsor per fortuna ci hanno offerto gentilmente di acquistare una struttura sportiva idonea, cosa che non abbiamo avuto negli anni passati perché non avevamo le risorse economiche, neanche molti supporti, perché pochi ci credevano in quello che facevamo. Siamo, diciamo, partiti nel 2014 mischiando tre discipline, quale CrossFit, lo Spartan Race, che è una maratona d'ostacoli, e il triathlon. Poi ci siamo resi conto col passare del tempo che comunque già è complicata una di queste tre discipline, combinarle tutte e tre, e considerando il posto in cui dove ci troviamo, che è un po', lo sport è ancora un po' povero, abbiamo pensato bene, cioè siamo partiti con tre discipline. L'anno scorso ne abbiamo tolta una, quale triathlon, perché abbiamo tolto la bici, abbiamo lasciato il CrossFit e la maratona d'ostacoli. Quest'anno ci siamo dovuti adattare e quindi abbiamo creato un evento che sia simile ai CrossFit Games, perché è quello che attualmente spinge. Sono sempre i bambini, certo. Iniziamo martedì con i bambini. Allora, nel caso i bambini volessero iscriversi, c'è ancora la possibilità? Sì, certo, martedì li aspettiamo, così fanno la prima prova. Magari vedono se gli piace, se gli può interessare il discorso, poi pian piano si iscrivono, li consegniamo tutto. Poi li formate voi? Sì, li formiamo noi, poi il 6 vi facciamo vedere, li mettiamo alla prova, facciamo vedere quanto sono bravi. Allora, ricordiamo che l'evento di Heracles Competition si terrà il 7 agosto dalle ore? Credo che inizieremo intorno alle 17. Dalle ore 17, quindi qui sulla spiaggia in località Giovino. Sì, sempre considerando che non ci sia questo caldo, sennò lo spostiamo alle 18. Salvatore Corapi, sicuramente un impegno quello di allestire questa palestra all'aperto. Sì, non ci dormiamo la notte per pensare a... Quanto tempo ci vuole? Tempo abbastanza ce ne vuole, e ancora non è finito tutto quanto la struttura. Abbiamo pensato di montare delle cose in sospensione, quindi TRX, lavoriamo sui dip di spinta, pull up, abbiamo sì una pegboard, abbiamo questa barra qua da saltare, abbiamo messo le corde, anelli, c'è un po' di tutto per la sospensione, per divertirsi, per fare sport, fitness, qualsiasi cosa. Anche con te, Sofia, ricordando che questa appunto è la terza edizione di Heracles Competition, tanti risultati sono stati raggiunti negli anni, cosa vi aspettate quest'anno? Allora, i risultati li potete ben vedere dalla palestra, perché quest'anno, ringraziando Dio, siamo riusciti a creare una vera e propria palestra ben attrezzata sulla spiaggia. Quindi quest'anno l'aiuto è stato maggiore, il supporto è stato maggiore e questi sono i risultati. E l'obiettivo di quest'estate è attirare l'attenzione su questo sport che già comunque è in crescita, è in forte crescita, soprattutto in America, in Europa, però qui, come ben sappiamo, le cose arrivano un po' tardi. Diciamo che quest'anno ci siamo concentrati più sulla costruzione, sull'ideazione della palestra che non sulla sponsorizzazione fuori dalla Calabria, perché purtroppo i tempi, perché come sapete abbiamo anche la palestra al chiuso, quindi organizzare entrambe le cose non è stato assolutamente facile.
per questo dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, che in questo caso è Sofia. No, c'è prima la mamma di Tony, diciamolo, sì, che anche lei è vero, lei ha contribuito tanto, in modo forte, è stata anche da trade union tra tutti voi. Sì. Poi l'obiettivo, dal mio punto di vista, che sono donna, è quella di portare più donne a fare esercizi che normalmente dicono no, io questo non lo farò mai. Invece le donne hanno una marcia in più rispetto agli uomini a livello di resistenza. La forza ce la dobbiamo sudare, però la resistenza già ce l'abbiamo, quindi speriamo quest'anno di avere più donne rispetto all'anno scorso, perché siamo veramente poche. Che quest'anno ci hanno, per quanto gli è stato possibile, ci daranno una mano in più. La playa sicuramente, che c'è già solo avere acqua e corrente è una grande cosa, e tutti gli sponsor, in particolare gli sponsor più grossi, che hanno voluto davvero darci una mano, perché di questi tempi non è facile. Diamo appuntamento a tutti coloro che volessero iscriversi presso la vostra struttura, verso la vostra palestra all'aperto, che possono venire qui senza far danni, gentilmente, che possono, che ancora li stanno pagando, quindi non li rompete prima del tempo. Non si rompono, sono fatti apposta per delle bestioline così. Come? Che ancora bisogna finire di pagare, è vero. Hai visto, io me ne... Però ancora bisogna finire di pagare. Hai visto, Roberto? Io sono sempre presa per la parte economica e commerciale. Allora, ricordiamo che voi li aspettate. Certo, dai l'invito, lancia l'invito. Vi diamo appuntamento tutti i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 21.30. Facciamo quattro classi, poi comunque la palestra è sempre aperta, ci trovate qui se volete venire a provare. Digli, siete liberi di farlo. Siamo località Giovino, vicino Lido La Playa. Bambini invece li aspettiamo martedì e giovedì dalle 18 alle 19, dal 5 di questo mese fino a poi la loro competizione, che si terrà il 6 agosto. C'è anche la baby competition, sempre intorno alle 18. Grazie a Heracles Competition e vi aspettiamo qui da Giovino. Grazie.